Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. È un po' che non ci vediamo. Come vedete, sto in camper vestito da lavoro, che sto facendo un po' di lavoretti. Guardate il casino che c'ho, guardate. C'ho tutto, guardate la sua, guardate qua, tutto smontato. Praticamente per questo un po' che non mi vedete sul tubo, un po' perché mi era passata la fantasia, lo sapete, e un po' perché, aspettate che metto bene, ecco, perché praticamente c'ho da fare qua col camper, visto che non ci possiamo muovere, ne ho approfittato per fare qualcosa. Mi sono accorto che perdeva la pompa dell'acqua, come avevo detto, e quelle due stecche della dinette che ho sistemato. Ora vi faccio vedere. Aspettate, che devo spostare le cose, se no qua. Ah, allora. Come vedete, le due stecche sono messe. Ovviamente questa l'ho fatta capitare sulla giuntura, in modo che qua comunque più di tanto non flette, può flettere quel mezzo centimetro, ma nemmeno, e quindi evitiamo ulteriori avvallamenti del legno. Non l'ho potuto prendere più grande il legno, più spesso, perché la base purtroppo è questa, da 8 mm, se no avrei dovuto abbassare, insomma, avrei dovuto fare un lavorone per mettere magari un legno un po' più grosso, da un centimetro e mezzo. E poi sto rifacendo, vi faccio vedere, sto rifacendo la paretina, quella dove aveva preso a fuoco, che qualcuno che si ricorda, ma ho fatto anche una piccola modifica. Questa era fatta a L, io praticamente l'ho fatta a 45 gradi, vedete? Così, qui l'intenzione è quello di magari mettere una televisione. Ho spostato questo pezzetto, ho messo di legno in più dove ci sono gli interruttori dei serbatoi dell'acqua, quello estivo e quello invernale, il riscaldamento di quello invernale, che erano messi da questa parte, per così erano scomodissimi. Quindi l'ho spostati, l'ho messi così, sono un po' più comodi. Adesso sto finendo di chiudere il tutto. Le pompe, anzi la pompa, perché io le pompe mo ce l'ho qua sotto, è tutto chiuso, non ve posso fare aprire. Ho cambiato la pompa e aspettate, forse facendo così, forse così, vediamo se riuscite a vedere qualcosa. Le pompe, vedete, sono là sotto tutte e due, una, la seconda non si vede, si vede? Ecco, là dietro, io ho cambiato quella là dietro e niente. Allora ragazzi, c'era un altro pezzetto di video, ma se mi si è corrotto il file, non so perché, quindi niente, ci manca un pezzetto di video. Vabbè, comunque diciamo che la parte di qua, questa è finita. Ovviamente devo ancora montare le zanzariere, sostituire le tende, queste sono quelle vecchie, però vedete che bell'effetto che fa la carta. No, non è accia, devo dire che non è male. Ma adesso ovviamente è scuro, poi si accende la luce, ecco. E devo dire che non è male, non è male. Mi è rimasto ovviamente da sostituire il parquet e devo ancora fare il box qua, la botola per utilizzare il ripostiglio. Questo è riuscito molto bene, anche se lo devo ancora, gli devo dare il flatting e cose, ma penso lo lascerò così, tanto sta nascosto, non me ne frega niente. Perché era veramente scomodo come stava prima. Invece così lo scambio dei serbatoi è molto molto semplice.
ho allargato il triangolino qui, e poi adesso qua metterò una bacchettina di rifinitura, ho portato la carta fino a lì. Poi ovviamente, ragazzi, le rifiniture c'è ancora del tempo, sto finendo di fare i lavori e piano piano andiamo avanti, insomma. Non so se la zanzariera rimetterò la stessa, se riesco a sistemarla, perché era un po' difettosa. E quindi vediamo se riesco a ripristinarla oppure la cambierò. Scusate se mi muovo, ma tanto sto metto a posto che mo me ne torno su casa e me ne vado a mangiare. E quindi non so, mo vedo un attimino se si può ripristinare o se c'è proprio da sostituirla. Spero che si possa ripristinare, così risparmio qualche altra cosina. Poi vi faccio vedere un'altra cosa. Allora, io avevo le batterie servizi, una era qua dentro con la botola che dicevo prima, che adesso al momento ho tolto e devo rifare perché lo scalino qui era troppo alto, era 10-12 cm, e io adesso l'ho riabbassato. E così anche diciamo dal pavimento lì è talmente piccolo che non dà problemi. E un'altra ce l'ho qui sotto al sedile passeggero. Questa al passeggero, come vedete, è rimasta e ho dato una sistemata, non a questi, che sono quelli che mi servono per caricare l'acqua, che mo devo sistemare, devo mettere a posto. Ho messo, diciamo, a posto qua un po' di fili, ho tolto la batteria che stava qui e l'ho messa qua. Lo so, è brutta, anzi, può guardare, è antiestetica, ma non me ne frega niente, perché a me dell'estetica non me ne frega niente. Ma ho recuperato spazio qua dietro ai sedili, perché c'entrava anche qua dietro, ma poi con i morsetti veniva più alta del pavimento, allora ho preferito metterla qua. Per fare tutto questo lavoro, immaginate la malloppa dei fili che ho potuto trovare e anche tante magagne che ho potuto trovare, nel senso che c'erano tutti i fili messi a cacchio, nel senso che erano tagliati, giuntati, nemmeno saldati, erano coperti col nastro isolante. Evidentemente il proprietario precedente era proprio un rattoppone di quelli allucinanti. Allora, cosa ho fatto? Ho risistemato il tutto, tutti i fili, le connessioni, ho saldato dove dovevo saldare, ho messo il termorestringente, eccetera, 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 e ho risolto un gran bel problema. Praticamente, il mio alternatore caricava circa 14 ampere la batteria motore, 13,7, 13,6, 13,8 in base ai momenti, e dietro alle batterie servizi arrivavano 13,2, 13,3. Poi avevo fatto controllare l'alternatore dall'elettrauto, dico, pensando fosse l'alternatore, e un elettrauto mi disse: no, no, l'alternatore funziona, l'ha messo sul banco prova, va benissimo. Dico, come cazzo sarò là, eh? Quello mi ha detto: guarda, sicuramente c'hai dispersione nell'impianto e quant'altro. Dice, sai, i camper sono vecchi. Dico, vabbè, quando sarà dovrò rifare tutto l'impianto. Un altro elettrauto, perché ragazzi, io faccio il meccanico, ma ho fatto il meccanico. Con i fili ci sgnoccolo poco. Quindi quando una cosa non la so, preferisco andare da chi è di mestiere. Un altro mi ha detto: no, no, mettiamo l'alternatore più grande, facciamo qua, facciamo là. Dico, vabbè, comunque, dico, mo, quando ho i soldi per fare sto lavoro, facciamo sto lavoro. E nel frattempo sono andato avanti con queste cose qua. Facendo tutto questo spostamento di batterie, ripulendo tutti i fili, togliendo ciò che non serviva, risaldando, facendo. Ho ripulito anche la massa, quella che sta sul telaio, perché erano, parte pure quelle sui morsetti, tutte nere, tutte sporche, quindi tagliati i fili, le parti nere, puliti, rimessi. Ragazzi, adesso l'alternatore mi carica 14, 14,2, 14,1,
tutte e tre le batterie, misurate sia col tester, misurate sia col voltometro proprio per le batterie, con tre strumenti, le ho misurate con tre strumenti diversi. Dico, sai, tante volte che non ci volevo credere, dico, andrà male lo strumento, ho misurato con tre strumenti diversi. E invece caricano sempre allo stesso modo, quindi ho risolto anche il problema dell'alternatore con un grandissimo risparmio dei soldi, perché non devo comprare alternatore nuovo, non devo rifare l'impianto, eccetera, eccetera, eccetera. Ci stanno dentro sotto al cruscotto, se lo smonto, penso un'altra malloppa dei fili così, tutta roba vecchia, decentralizzate, tanti furto, non so di che cazzarola ci hanno fatto, tutta roba staccata e c'è da rivederla. Però diciamo che è tutti i fili morti e vanno eliminati, mo quando ci sarà il tempo. L'altro lavoro che voglio fare, e lo farò presto, praticamente è questo. Io ho dei cavi, blu, marrone, vabbè, avevo questi a casa, di una sezione abbastanza importante, credo siano da 4 se non erro. Perché? Perché voglio riportare i fili del frigorifero, perché io ho il frigo a compressore 12 volts, quindi è solo 12 volts, non è 220 né a gas, è a 12 volts, punto. Voglio riportare i cavi nuovi dal frigorifero alla batteria, perché anche quello mi disse l'elettricista che era giù a rimessaggio, e tafla, guarda, sicuramente i cavi sono vecchi perché ci avranno l'età del camper, se non c'hanno l'età del camper poco ci manca. Bisogna ripassare i fili, mettere i fili nuovi, magari un pochino più grandi di quelli che ci sono, in modo che hai meno assorbimento, perché sto frigo ciuccia parecchio già de suo, perché è vecchio e perché sono vecchia concezione. In più sicuramente avrai delle dispersioni nel tragitto, anche se so un paio di metri ci saranno delle dispersioni, mettendo i cavi nuovi un po' risolvi anche il problema del consumo. E questo farò. Ovviamente mo ci sarà da passare da qua dietro, tutto dentro ai pensili, tutto qua, insomma, bisognerà arrivare là, toccherà smontare un po' di cose, però con un po' di pazienza piano piano si fa tutto, tanto un po' di mushi e sfruttiamo la cosa. Al momento io vi chiudo qua il video, perché sennò dura troppo, e lo possiamo fare come prima parte. Poi la seconda parte, quando è veramente finito il tutto, con tendine nuove, zanzariere spero ripristinata e non nuova, magari botola fatta e quant'altro, perché ho da fare altre cosette, il parco è nuovo, vi faccio vedere mano a mano, insomma, fino alla fine dei lavori, ok? Grazie a tutti, ci vediamo la prossima, ciao!